alle regioni grandi competenze di governo anche sul piano legislativo fosse una misura importante per modernizzare lo Stato. E quindi fu fatto un inserimento di potestà legislativa alle regioni effettivamente eccessivo e incapace poi di trovare attuazione pratica, perché nell'esperienza successiva è venuto fuori un dato. L'altro giorno a Bologna abbiamo ampiamente discusso. È venuto fuori un dato che alle regioni non piace di fare i legislatori, non le sanno neanche fare, e gli piace fare l'amministrazione. Quindi sono diventati delle grandi amministrazioni, che naturalmente amministrano malissimo, e dei piccolissimi legislatori, poche leggi, qualche valore, peraltro quelle poche che cercano di fare un passo più avanti la Corte Costituzionale le dichiara incostituzionale. Quindi in attuazione del decentramento legislativo delle regioni, enti locali, la Costituzione lì recepisce quello che le leggi passerine avevano avanzato, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e insieme autonomia finanziaria del prato di spesa. Ora, che cosa è successo dopo? L'assetto degli enti locali grosso modo è rimasto quello che era. Basti pensare a un dato che non può essere trascurato, e cioè che il principio di differenziazione si traduce in due applicazioni. La prima è che gli enti locali di piccola dimensione devono operare aggregati tra loro, attraverso unioni o forme di cooperazione, ma aggregati tra loro in senso serio e vero, nel senso che i poteri di governo, quelli che contano, il piano regolatore, il piano di commercio, il piano delle opere pubbliche, eccetera, eccetera, si spostano dal piccolo ente all'ente aggregato. Esempio francese. Questo è il primo. Il secondo è la città metropolitana. Perché all'incontrario il principio di differenziazione che cosa comporta? Comporta che nelle aree metropolitane, l'area metropolitana non è un concetto giuridico, concetto urbanistico sociologico, nell'area metropolitana l'ente di governo deve essere unico, l'ente di governo per le funzioni più importanti deve essere unico, e poi le funzioni di prossimità le esercitano i singoli comuni o municipi nell'ambito dell'ente di governo unico. Questo comporta che il comune principale dell'area, per esempio Roma, Bologna, Milano, il comune principale dell'area scompaia, si disaggrega i municipi e tutte le funzioni principali di governo vengono esercitate dalla città. Questo è il modello e sta dentro l'articolo 118 della Costituzione. Che cosa è successo? Per molti anni non se ne è neanche più parlato. Poi a un certo punto dice: sai che facciamo? La città metropolitana non si riesce a fare. Allora facciamo, chiamiamo le province di città metropolitana. Un'operazione vergognosa, scandalosa sul piano amministrativo. Se facciamo la provincia, la chiamiamo città metropolitana, non si parla più. Quindi la città metropolitana di Roma è la provincia di Roma, quindi va a prendere montagne, si va a sciare, tutte queste cose qua, niente a che fare col concetto sociologico, urbanistico di area. Questi sono soltanto due esempi che vi volevo dare per attuazione. Finisco subito. Se posso, vorrei ricordare un vecchio episodio che sta dietro poi alla direttiva data da Giannini, che a un certo punto della nostra vita o della vita delle istituzioni dobbiamo trasformarci in giuristi politici.
E quando Marco certamente se lo ricorda, quando presentammo gli scritti, proprio qui nell'aula terza, Giannini dice era il 26 luglio del 43 e le fece un sogno, comparve un signore che mi disse ma che fai con tutti i talenti che hai, tutta la tua intelligenza, stai sempre in biblioteca a fare il topo di biblioteca, ma non vedi il tuo paese, il dolore del tuo paese, tu che fai? E lui disse, da quel momento sono diventato un giurista politico. Ho pensato